Salve a tutti ragazzi e bentornati su PlayStation Doom. Siamo arrivati all'episodio dove dovremo affrontare la mappa Suburbs. C'è qualcosa di molto particolare in questo episodio, perché per la prima volta in Doom 2 l'uscita segreta è qui. Perché se ricordate bene, in Doom 2 originale questa era la mappa 16, quindi l'avevamo già passata entrambe le mappe segrete. Vabbè, iniziamo. Povero Revenant, povero povero Revenant, mamma mia che pena che mi fa. Anche lui, madonna, poverino. Ok ragazzi, bene o male si tratta di fare la stessa cosa che abbiamo già fatto nella mappa classica, però se ci pensate dovremo fare una cosa che non abbiamo mai visto prima, ovvero dove sarà localizzato l'ingresso segreto di questa mappa. Non ci sono molte entrate e molte uscite. Se riflettete, questa è una delle mappe aperte di Doom 2 che molti ricordano, perché diciamo è lo spartiacque tra la prima parte del gioco e la seconda parte. Allora, entriamo nell'edificio, va? Ok. Dovrebbe esserci un cacodemone da qualche parte qui, eh. Eccolo là. Mi ricordavo bene. Ok. Qui c'è la doppietta. Ci sono anche... vediamo un po'. Ah già, il 4. Madonna, che fastidio. Non potete immaginare che come un giocatore di Doom non possa sopportare sto fatto. Se siete stati abituati fin dall'infanzia a giocare con questo gioco... e sapete che la doppietta e il fucile si trovano entrambe sul 3. Poi quando la doppietta si viene spostata sul 4 è come se vi cambiasse l'intera concezione del gioco, no? Perché si tratta di abitudine, purtroppo. Ci hanno provato a colpirmi, non ce l'hanno fatta, vabbè. Qui c'erano dei pinchi, se non sbaglio, non dei... no, degli spettri, non dei pinchi, scusate. Ce ne sono anche qui. Qui ci sono dei Mancubus che in questa versione del gioco io non so perché sono così potenti. Vi assicuro che sì, nella versione PC sono più veloci ad attaccare, però qui fanno veramente un danno assurdo, perché probabilmente sempre per il fatto dello splash damage che vi ho detto, che ogni arma ha quel pizzico pizzico di splash damage in più. Ok, io ce l'ho dei colpi per... il lanciarazzi li ho. Per il BFG li ho. Allora ce la facciamo, dai. Ce la facciamo tranquillamente. Perché adesso sapete che verrà una delle ambush più famose di Doom 2, perché qui si aprirà completamente la mappa e uscirà un'altra gente. Allora, entriamo per prima di tutto in questo edificio rosso. Si entra da dietro. E qui, fortunatamente, grazie a queste texture di PlayStation 2, possiamo vedere cosa c'è dietro, al contrario della versione PC, dove qui sembrava un muro di carne impenetrabile da dove uscivano i colpi. In molti, mentre stavo facendo la run Ultra Nightmare, mi domandavano: ma Davi, quando torna PlayStation Doom? Si vedeva che mancava proprio. Accidenti. Aia. M'ha beccato? Sì, ma penso che m'abbia proprio beccato. Ok. Di qua dovrebbe esserci un BFG, vabbè. Ok, vabbè. Lasciamo stare. Allora, questo è un ingresso finto. Questo è l'ingresso dove c'è l'exit, solo che si deve alzare questo muro di carne. E questo è l'ingresso dove c'è... questo no, è un muro finto, scusate. Come facciamo ad aprire quell'exit? Vi farò vedere. Però prima dobbiamo liberare completamente la mappa, altrimenti non possiamo rischiare di essere attaccati più volte. Ok. Qui c'era un Erzvile, non parliamone, che
che mi viene la tristezza solo a pensare quanto caspita era difficile questa zona. Sì, però troppi razzi intorno, no, eh? Ecco qua. No, ancora uno sopravvissuto. Accidenti. Continuo a sfruttare le... Vabbè, devo usare per forza il lanciarazzi. Non ci credo. Ho completato tutte le... Aia, questo mi ha fatto male. Sono stato sciocco, non dovevo andargli contro. Qui, se ricordate, prendevo sempre l'invincibilità e poi facevo strage di qualunque cosa mi si parasse davanti. Un paio di colpi lì sopra. Va bene, è servito soltanto uno. Andiamo. Adesso dovrebbe iniziare il casino, perché io in pratica mi ricordo che qui uscivano tanti, ma tanti tanti mostri. Ecco qua, finalmente. Approfittiamo del fatto che siamo invincibili per massimizzare il danno del lanciarazzi, mettendoci proprio vicini ai nostri obiettivi. Ok, sta per finire l'effetto, quindi... sì, ma quanti? Calmini, calmini. Tutti quanti. Fidatevi che schivare tutta sta roba che mi arriva addosso non è per niente, non è per niente semplice. Chi mi ha colpito? Da dietro? Ah. Accidenti, ma quanti ne sono? Ho quasi completato persino i colpi del lanciarazzi. Oh, niente, non muoiono. Non c'è niente da fare. Wow. In mezzo a tutte queste carcasse non vedo più i colpi partire. Accidenti. Ok. Siamo a posto. Chiave blu. Chiave blu, chiave blu. Sì, ok, ricordo dove, va usata. Va usata in questo edificio qui. Allora. Ma salve, eh. Ma salve. Nemmeno a farmi arrivare. Madonna, metto sempre il fucile a colpo singolo perché premo 3. Aia. Aia. Quello ha fatto malissimo. Saranno lenti, ma in uno spazio così ristretto i razzi comunque fanno male. E dovrebbe esserci un berserk, se, ricordo bene. Ok. Sì, c'è un berserk, ricordavo bene. Non ci serve molto questa arma, però. Allora. Noi tecnicamente... la mappa l'avremmo già finita, perché vi spiego cosa dovrebbe accadere. Il trigger si attiva una sola volta e noi per andare nel livello segreto dobbiamo fare in fretta. Quindi, se non vi sentite sicuri, dal momento in cui vi dirò se volete salvate, dovete salvare se non vi sentite sicuri di fare in fretta per raggiungere l'uscita, perché è un'unica possibilità che abbiamo. Intanto sì, sto andando verso l'exit, così ammazzo pure il resto di tutti questi nemici. Ragazzi, comunque andate a vedere sul canale di Zero Master, che ha fatto la run a parte la run ad Ultra Nightmare di Doom, perché quella chi gliela toglie. Ha fatto la speedrun in Nightmare di TNT Evolution. E nessuno credeva fosse possibile fare una cosa del genere. Quindi è un momento storico, perché lui è anche il detentore della speedrun in Nightmare di Plutonia. Quindi, se volete andare a vedere come vorrebbe diventare un giocatore di Doom, le conosce tutti, conosce tutti i trucchi, non c'è niente da fare, quel ragazzo è incredibile.
Allora. Vi spiego cosa succede adesso. Noi entreremo qui. La chiave rossa serve per uscircene da qua. Vi trovate? Perché in pratica all'uscita richiede la chiave rossa. Però invece di prendere solo la chiave rossa, premeremo quella switch. Si abbasserà questo muro di carne. Noi entreremo, ci teletrasporteremo dove c'erano tutti quei plasmagan. Dovremmo scendere in fretta da lì e infilarci nella porta. È l'unico modo che conosco per raggiungere in fretta l'obiettivo. Quindi via, 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 via. Dove, dove, dove? Di qua? Ok, fatto. Siamo nell'uscita segreta e adesso entreremo in una mappa che non avete mai visto, che si chiama The Mansion. La magione, ovvero. Ecco qua. Ma questo lo vedrete nella prossima puntata di PlayStation Doom.